poche cose. Concordo con la collega Pavan di Bellante in questo senso. Veniamo in Consiglio Comunale dal 2009 a votare conseguentemente le ricapitalizzazioni, le perdite di capitali, i debiti e quant'altro. Ormai io faccio un solo appello all'assessore di competenza, Mauro Di Dalmazio. A Mauro Di Dalmazio dico che deve commissariare quest'ente, perché il ruolo non si può comportare così. Abbiamo fatto votare gli accertamenti di responsabilità da due comuni, Mociano e Bellante, e dentro al CDA del CISU non se ne parla niente. Io dico che in tutti questi anni il CISU era nato con le giuste finalità, ma adesso non ci sono più queste finalità. È tutto l'esubero di personale, è colpa dei sindaci che ognuno hanno messo le persone loro. Purtroppo siamo in esubero di personale. E non è come diceva il segretario del PD ieri sera in una pubblica assemblea a Mondone. Abbiamo riportato il CISU tutto al pubblico. Dico al segretario che ha preso un abbaglio, il CISU era pubblico. Poi sono stati loro che l'hanno venduto o svenduto o dato a chi, come e non si sa bene. E quindi noi chiediamo a Mauro Di Dalmazio di commissariare quest'ente, perché ormai i cittadini di Mociano, i cittadini di Bellante non possono sopportare queste tasse alte per lo smaltimento di rifiuti. Mociano viene a smaltire di Diodoro a 250 euro a tonnellata, ormai il CISU non smaltisce più nei sei comuni e quindi non ha più ragione di essere. L'ufficiale che si dialoga dalle 14 di oggi non c'è più. Ha fatto l'ordinanza il sindaco. Quindi, ecco qua, mi aiutate voi con i dati. Il CISU non ha più motivo di essere, è giusto che i responsabili che hanno fatto debiti che non hanno saputo amministrare debbano rimettere i soldi dovuti. Questo chiediamo a Mauro Di Dalmazio. Basta con l'uscita sui giornali ogni mattina. Non si possono più difendere le persone indifendibili. Perché qui ormai prima era tutto un covo di sinistra, adesso è metà metà e chi ha sbagliato se ne deve andare, perché le bollette gravano sui cittadini, sugli anziani che non ce la fanno più, sulla povera gente e sui disoccupati. Grazie.